Buonasera e bentornati a Restart 264. Daniele Ricciuto in regia, Lorenzo Capezzoli anche a fianco a me e dietro questo fantastico albero di Natale. Abbiamo rimescolato un po' le carte, effettivamente abbiamo sostituito un po' di personaggi, li abbiamo spostati cambiando l'ordine degli addenti, però il risultato non cambia. Buonasera anche da parte mia, ben trovati. Allora, oggi ci avviamo verso le feste natalizie, come potete anche capire dal nostro bellissimo studio e anche dalla grafica che c'è alle mie spalle. Bianco Natale, perché? Anche per questo, però soprattutto perché noi ci chiediamo come sarà questo Natale quest'anno, sarà come quello dello scorso anno. In realtà il governo è arrivato prontamente a rassicurare, l'ha detto Mario Draghi nel corso della conferenza stampa quando ha presentato il super iper green pass, dicendo appunto per i vaccinati quest'anno il Natale sarà normale. Ora, da lunedì entra in vigore la nuova normativa sul green pass, quindi i non vaccinati sono esclusi da una serie di attività e noi cercheremo di capire, insomma, questo e anche tanto altro. E chi, lo faremo. Chi lo facciamo? È con il nostro ospite che torna a trovarci, noi ne siamo molto contenti. Buonasera e bentornato all'onorevole Andrea Costa di Noi con l'Italia, sottosegretario al Ministero della Salute. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, onorevole. Allora, noi innanzitutto oggi le vorremmo sottoporre una questione che forse è anche spiegata nelle FAQ del governo, però vorremmo che lei lo spiegasse ai nostri telespettatori. Allora, dicevamo, dal 6 il Green Pass sarà rafforzato, ma per quelle persone che non possono fare il vaccino per questioni di salute, ecco, loro potranno accedere a tutte quelle attività, ristoranti, cinema, stadi, che appunto invece sono esclusi per coloro che non vogliono vaccinarsi? Beh, ovviamente per coloro che non possono accedere al vaccino per motivi di salute, quindi tra l'altro noi come Ministero abbiamo stilato proprio un elenco di quelli che sono i casi in cui vi è appunto l'esenzione dal vaccino, ovviamente a questi cittadini non verrà compressa la libertà di poter accedere ai servizi e alla vita sociale, quindi su questo ovviamente siamo di fronte non alla volontà di non vaccinarsi, ma all'impossibilità di vaccinarsi, quindi credo che sia giusto che siano considerati in maniera diversa. Ecco, anche perché effettivamente c'è una bella differenza fra volere e non potere vaccinarsi. Allora, sottosegretario, c'è stato un vero e proprio boom di vaccinazioni, anche di prime dosi nei confronti di questa entrata in vigore di questo Super Green Pass da lunedì. Come va interpretato questo segnale? È la certificazione che la spinta gentile dell'esecutivo di Mario Draghi funziona? Guarda, io credo che, l'ho sempre detto, che una buona parte dei cittadini che non si sono vaccinati sono cittadini che probabilmente hanno bisogno di essere rassicurati, hanno delle paure. Il sentimento della paura deve essere vinto attraverso un percorso graduale e credo che anche i dati che arrivano dagli altri paesi europei, dove la situazione è certamente più complicata rispetto all'Italia, e proprio perché siamo in presenza di paesi dove vi è una percentuale di vaccinati di gran lunga inferiore alla nostra, siano elementi che possano aver convinto qualche concittadino. Ovviamente anche l'introduzione del Super Green Pass credo che si sia stato un elemento che abbia aiutato in questa ripresa. Un dato importante: siamo tornati mediamente a somministrare oltre 30.000 prime dosi al giorno. Questo è un numero importante, come dobbiamo sottolineare la grande adesione che vi è da parte degli italiani per quanto riguarda la somministrazione della terza dose. Abbiamo già superato i 7 milioni e siamo già a una media giornaliera fra prime dosi e richiami di oltre 400.000 somministrazioni al giorno. Quindi anche in questa fase i cittadini stanno dimostrando veramente una grande disponibilità e a loro dobbiamo essere grati e dire grazie, perché se oggi il nostro paese è in una situazione migliore rispetto ad altri è perché c'è stata una grande disponibilità degli italiani nei confronti del vaccino. Ecco, la nostra situazione è migliore anche rispetto alla Germania. La Germania che ieri ha deciso il lockdown per i non vaccinati, quindi insomma una specie di sulla scia, insomma, di quanto fatto nel nostro paese, tanto che la Merkel ha detto vorrei fossimo come l'Italia. Ecco, sottosegretario, queste parole da una nazione importante appunto quale la Germania, e che abbiamo sempre preso noi come esempio. Esatto, questa volta che prende loro e prendono esempio da noi, ecco, che soddisfazione dà?
Beh, sicuramente ci deve inorgoglire, credo che il quadro a cui siamo di fronte nel nostro paese sia un quadro che è stato possibile grazie al contributo di tutti, l'ho detto prima, ovviamente grazie agli italiani che si sono vaccinati, grazie alle misure che il governo ha avuto il coraggio di adottare, di attuare. Ovviamente parliamo di paesi che hanno fatto scelte diverse, ricordiamoci come qualche mese fa la Germania ad esempio aveva introdotto la gratuità del tampone, noi invece insistevamo sul fatto che la soluzione era il vaccino, non era il tampone, ed è per questo che non abbiamo mai previsto la gratuità del tampone, perché eravamo consapevoli che il tampone gratuito certamente non sarebbe stato da stimolo alla campagna vaccinale. Abbiamo deciso nel nostro paese di avviare un percorso graduale, io ricordo anche per quanto riguarda le riaperture, mentre altri paesi europei decidevano di riaprire tutte subito, noi abbiamo preferito la gradualità nella consapevolezza di voler fare tutti i passi in avanti nella solita direzione, e mi permetto di dire anche oggi l'Europa sento che affronta il tema dell'obbligo vaccinale. E credo che anche su questo tema noi siamo arrivati primi degli altri, perché anche qui occorre ricordare come il nostro paese è stato il primo a introdurre l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per tutti coloro che operano all'interno dell'RSA, e non ultimo, con l'ultimo decreto legge, abbiamo esteso l'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine e per il personale scolastico. Quindi anche su questo tema credo che abbiamo fatto scelte anticipate, e tutte queste scelte ovviamente insieme alla responsabilità dei cittadini italiani ci permette oggi di dover di rapportarci con un quadro certamente migliore. Sottosegretario Costa, molto spesso a livello europeo ma anche nazionale si gioca un po' e si sceglie e si decide a macchia di leopardo. Secondo lei è giunto il momento di un coordinamento da parte dell'Unione Europea su obblighi vaccinali, lockdown e così via, oppure si deve continuare così a lasciare un po' di naturale disponibilità a ogni singolo paese a gestire le situazioni interne? Guardi, io credo che l'Unione Europea possa avere e debba avere un ruolo certamente di coordinamento per la gestione delle pandemie. E devo dire che dopo una fase iniziale con qualche complicazione, ad esempio per quanto riguarda l'approvvigionamento di vaccini, sia stata una scelta utile e opportuna lasciare che l'Unione Europea si occupasse per tutti i Paesi membri per quanto riguarda appunto l'approvvigionamento di vaccini. Poi è chiaro che credo che le autonomie e le scelte che ogni Paese devono essere lasciate ovviamente agli Stati membri. Però credo che per quanto riguarda la gestione, il coordinamento, credo che il tema della sanità certamente è arrivato al centro dell'agenda politica dell'Unione Europea, e credo che certamente potrà essere utile in futuro avere una condivisione e una gestione unitaria. Sì. Certo, dopo le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, effettivamente il dibattito entra più nel vivo a livello europeo. Come diceva il Sottosegretario, noi ne parliamo già da mesi, infatti l'Italia è stata su questo all'avanguardia con l'obbligo per il personale sanitario, poi le forze dell'ordine e il personale docente, però appunto la discussione adesso è più ampia a livello europeo e riguarderebbe non solo determinate categorie ma tutta la popolazione. Restando un attimo in Europa, anzi forse non propriamente, nel vecchio continente. Meglio. La Gran Bretagna, esatto, la Gran Bretagna ha già comprato 114 milioni di dosi, questo per prepararsi alla quarta e alla quinta dose. In Gran Bretagna, ricordiamo, la dose booster, la terza dose, è stata anche anticipata a 3 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Ecco, sottosegretario, anche noi andremo su questa via? Ma guarda, io credo che su questo tema dobbiamo assolutamente rinnovare piena fiducia nei confronti della nostra comunità scientifica. Credo che queste siano scelte che la politica certamente deve fare, ma sulla base di quelle che sono le indicazioni scientifiche. Credo che il compito del governo sia quello di farsi trovare pronto per procedere alla somministrazione quando questa sarà necessaria. A oggi l'indicazione che abbiamo da parte di AIFA è di procedere dopo 5 mesi, e dopodiché dobbiamo attendere con fiducia eventuali altre indicazioni. Però io ecco, credo che oggi immettere nel dibattito anche questo tema rischia forse di ingenerare nella popolazione un clima di incertezza e di sfiducia. Credo che dobbiamo oggi più che mai su un tema come questo veramente affidarci a quelle che saranno appunto le indicazioni che ci arriveranno dalla comunità scientifica. Siamo di fronte a una fase in evoluzione, non esiste
un manuale per la gestione della pandemia. Giorno dopo giorno ovviamente la politica ascolta quelle che sono le indicazioni, le evidenze scientifiche e poi prova a declinare in scelte per cercare di affrontare e gestire al meglio la situazione. Ecco, diciamo così, è un'idea che ancora non è in agenda, però possiamo dire che iniziamo ad accarezzarla questa della quarta, se non della quinta dose, perché nel Regno Unito la quarta ci sarà sicuramente, la quinta è un'ipotesi. Sottosegretario, invece... Prego, prego. No, no, io credo, ecco, più che accarezzarla, dobbiamo certamente farci trovare pronti qualora fosse richiesta e qualora fosse necessaria. Questo credo che sia il compito della politica. Certo. E invece, tornando a invece un po' più, diciamo, nei prossimi giorni, a un futuro più prossimo, sottosegretario, se lei e il Comitato Tecnico Scientifico avete parlato, per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini ai più piccoli, della data di partenza come il 23 di dicembre, se non vado errato. Eppure il commissario straordinario all'emergenza Figliuolo ha anticipato tout court questa scadenza e l'ha posta al 16 di dicembre. Quindi, quando si parte? E mi permetto di aggiungere, sottosegretario, ci sono invece una serie di esperti, Crisanti, la dottoressa Gismondo, che in realtà dicono aspettiamo un po', non sono naturalmente contro il vaccino, però aspettiamo i dati di Israele, dove la vaccinazione più piccola è partita ormai tempo fa. Insomma, in poche parole, c'è davvero questa fretta di partire il 16? Ma guardi, allora, innanzitutto dobbiamo dire con chiarezza che avere avuto l'autorizzazione per i vaccini per i più piccoli significa avere un'arma in più, uno strumento in più per fronteggiare la pandemia. Detto questo, ovviamente siamo consapevoli che si tratta di un tema molto delicato, dove c'è una sensibilità dei genitori con i quali dobbiamo assolutamente instaurare un rapporto di fiducia basato sul dialogo, e credo che sarà fondamentale il ruolo dei pediatri, che peraltro si sono già espressi a livello nazionale di come sia utile la vaccinazione per i più piccoli. Dobbiamo dire con chiarezza che nel momento in cui un vaccino viene autorizzato significa che quel vaccino il primo beneficio lo dà a chi il vaccino lo riceve, quindi guai a far passare il messaggio che dobbiamo procedere rapidamente a vaccinare i più piccoli per proteggere gli adulti. Non è così, dobbiamo vaccinare i più piccoli perché sono i più piccoli che dobbiamo ovviamente proteggere. Sulla tempistica io credo che sia giusto anticipare per quanto riguarda le prenotazioni, quindi la possibilità di prenotarsi. Sotto questo aspetto siamo pronti già dal 16 di dicembre con le prenotazioni, poi dopodiché ci vorrà qualche giorno, qualche settimana per avviare le somministrazioni, ma credo che sia un percorso che dobbiamo certamente iniziare. E guardi, anche in questo caso chi dice dobbiamo aspettare presto, cioè o abbiamo fiducia nella nostra comunità scientifica o non abbiamo fiducia. Ripeto, nel momento in cui EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, autorizza un vaccino, successivamente AIFA, la nostra Agenzia del Farmaco, autorizza un vaccino, io credo che sull'utilità di quel vaccino non dobbiamo avere dubbi. Sulla tempistica abbiamo tutto il tempo per organizzare sul territorio, per coinvolgere i pediatri, ovviamente saranno fondamentali e indispensabili, e abbiamo tutte le condizioni per iniziare anche questo percorso di vaccinazione, ripeto, consapevoli che siamo di fronte ovviamente, e lo sottolineo, ad una vaccinazione volontaria e che non è previsto nessun Green Pass per gli under 12, quindi questi sono due elementi che mi sento di sottolineare perché ritengo siano importanti. Per essere chiari, non è sul tavolo adesso questa ipotesi e non lo sarà neanche nel prossimo futuro il Green Pass per i più piccoli? Assolutamente no, parliamo di una fascia di popolazione, ripeto, di under 12, per i quali peraltro già oggi non è previsto alcun Green Pass, quindi continueremo su questa strada. Confidiamo che attraverso un percorso di fiducia basato sul dialogo, basato su messaggi rassicuranti nei confronti della scienza e della medicina, i genitori volontariamente, e sottolineo volontariamente, ci auguriamo decidano di far vaccinare i propri piccoli. A proposito di piccoli, sottosegretario Costa, sono state settimane, per non dire un mese intero, di fibrillazioni per quanto riguarda l'orizzonte della scuola. Si va in DAD solo con tre positivi,
Poi c'è stato un dietrofront in questa settimana in cui c'è stato, no, con un solo positivo si torna in DAD, in una singola classe. Due circolari, insomma. E poi c'è stato Mario Draghi che ha detto, no, si ritorna al protocollo con 3 positivi e la DAD. Cosa è successo? Okay. E soprattutto adesso si rimane sulla linea dei 3 positivi? No, dal punto di vista sanitario, insomma, almeno. Vero. Allora, io credo che dobbiamo avere l'onestà e la capacità anche di autocritica, e certamente dal punto di vista comunicativo non abbiamo aiutato e abbiamo ingenerato un po' di confusione, quindi credo che questo dobbiamo avere l'umiltà di riconoscerlo. È chiaro che vi era una difficoltà che soprattutto arrivava dal territorio, e cioè da parte delle aziende sanitarie, di procedere con il tracciamento e quindi con l'esecuzione dei tamponi per garantire appunto la tracciabilità ed evitare il più possibile la didattica a distanza, nella consapevolezza che mantenere la scuola in presenza è un obiettivo che non possiamo mancare, perché è troppo importante per i nostri ragazzi, perché la scuola non è solamente il luogo di apprendimento, ma è il luogo di inclusione sociale, il luogo dove i ragazzi veramente si formano e iniziano il proprio percorso di vita. Quindi, a seguito della disponibilità che c'è stata da parte della struttura commissariale del generale Firuolo di fare da supporto alle aziende sanitarie locali e quindi garantire quel tracciamento necessario, siamo tornati a quella che era la situazione precedente, quindi non più didattica a distanza con un solo positivo, ma nel caso in cui c'è un positivo iniziare tutta un'attività legata ai tamponi, e la didattica a distanza scatta con la presenza di 3 positivi all'interno della solita classe. Mi rendo conto che, ripeto, comunicativamente forse c'è stato un attimo di incertezza, ma credo che ciò che più importa è che alla fine la decisione finale sia comunque migliorativa, e quindi è una decisione che garantisce di limitare al minimo la didattica a distanza e di favorire e garantire invece la scuola in presenza. Sottosegretario, lei ha toccato un aspetto molto importante, che è quello della comunicazione. Io ammiro anche il fatto che lei abbia detto che bisogna essere onesti e capire a volte quando magari si sbaglia e si fanno degli errori. Ecco, e nelle ultime settimane l'ente di ingrandimento è stata molto puntata su questa questione, che abbiamo sbagliato noi che ci occupiamo di comunicazione, hanno sbagliato i virologi. Cioè, secondo lei, se c'è stata troppa attenzione a un tema come il Covid, dovevamo magari trattare altri temi, perché si dice appunto che il fatto di parlarne in continuazione, avere anche dei pareri discordanti degli esperti, è stato proprio, ha contribuito a rafforzare, insomma, l'ansia da Covid. L'ansia da Covid, le posizioni dei Novax. Ecco, secondo lei abbiamo fatto degli errori? Ma guardi, io credo che innanzitutto sia presto per fare bilanci, siamo ancora in una fase dove c'è bisogno di affrontare e gestire al meglio il presente per garantire che il futuro sia migliore. Detto questo, credo che il tema del Covid, per forza di cose, è un tema nei confronti del quale c'era particolarmente attenzione da parte dei cittadini, da parte della comunicazione, quindi credo che tutto quello che è accaduto rientri nella normalità. Io sono tra quelli che sostengo che occorre dare la possibilità a ognuno di esprimere le proprie idee, di esprimere le proprie posizioni. Credo che tanta incertezza sia anche dovuta al fatto che ci siamo trovati di fronte a un nemico nuovo e soprattutto a un quadro che è cambiato continuamente in questi 2 anni, quindi anche per chi doveva decidere, per chi doveva valutare, non sempre è stato facile decidere e valutare sulla base di un quadro, ripeto, che cambiava le carte in tavola ogni po'. Quindi, ripeto, situazione difficile. Io credo che alcuni errori certamente sono stati fatti, ma da parte di tutti, ma in assoluta buona fede. Io credo che l'obiettivo di chi fa comunicazione sia quello di dare informazione ai cittadini, non ho dubbi su questo. L'obiettivo di chi si assume la responsabilità di fare le scelte le fa nella consapevolezza di fare scelte giuste per il bene comune. Quindi poi è chiaro che ognuno nei suoi ruoli, in un momento così delicato, in un momento così difficile, ci può anche stare fare degli errori. Ecco.
Anche perché solo chi fa sbaglia, diciamocelo chiaramente. Però, sottosegretario, adesso io le pongo una riflessione duplice. La prima sulle parole del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha detto basta fare ai non vaccinati per volontà, ovvero i Novax, i tamponi nelle ASL. E invece, dal punto di vista delle ordinanze, sono molteplici quelle che si stanno manifestando su tutto il territorio nazionale. Vari sindaci, ad esempio quello di Roma, Roberto Gualtieri, che ha imposto le mascherine all'aperto, Beppe Sala prima della scorsa settimana in quel di Milano. Le chiedo, c'è la possibilità che il governo decida di imporre l'obbligo di mascherina all'aperto almeno nelle zone dello shopping, se non su tutto il territorio nazionale? E cosa pensa dell'idea del governatore Zaia? Beh, guardi, sulle mascherine dobbiamo dire con chiarezza che già oggi la normativa nazionale prevede, in caso di assembramenti all'aperto, l'utilizzo della mascherina. Oltre a questo dobbiamo dire con estrema chiarezza che è facoltà dei sindaci e dei presidenti di regione adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quella che è la normativa nazionale. Quindi credo che oggi ci siano tutto sommato già gli strumenti per affrontare questo periodo che ci accingiamo a vivere, quindi il periodo natalizio e dello shopping. Perché vede, introdurre l'obbligo delle mascherine all'aperto a livello centrale significa introdurre l'obbligo anche in quei paesini di 100 anime, di 200 anime dell'entroterra, dove sicuramente il rischio di assembramento non c'è. Significa a quel cittadino che si va a fare una passeggiata sulla spiaggia da solo imporgli l'obbligo della mascherina. Io credo che forse una gestione più puntuale da parte dei sindaci, che ben comprendono quelle che sono le zone più critiche, i momenti più critici, forse si riesce a dare una risposta più puntuale che risponde di più all'esigenza. Quindi, ripeto, a oggi la normativa esiste già. Per quanto riguarda la proposta del governatore, beh, io credo che il dovere dello Stato italiano sia assicurare le cure a tutti. E quindi, come un medico si prende cura anche di un paziente Novax, io credo che sia giusto offrire servizi a tutti. Dopodiché parliamo di servizi a pagamento, perché noi, non avendo previsto il tampone gratuito, un cittadino che si vuol fare un tampone se lo paga, quindi credo che sia giusto continuare in questo modo garantendo servizi a tutti, anche chi non condivide il fatto di vaccinarsi e non ha ancora compreso come il vaccino sia l'unica via d'uscita da questa pandemia. Ma noi confidiamo che tanti cittadini in queste settimane si continueranno a convincere, soprattutto vedendo quello che succede negli altri paesi dove, ripeto, la percentuale dei vaccinati è di gran lunga inferiore rispetto a quella del nostro paese. E dobbiamo anche mettere in evidenza dei dati che forse si dicono poco e dovremmo dirli con maggior forza. È vero che siamo di fronte a un innalzamento dei contagi e credo che in parte questo derivi anche dal fatto che abbiamo aumentato notevolmente i tamponi proprio in virtù anche dell'entrata in vigore del Green Pass, ma noi i dati che dobbiamo guardare con estrema attenzione sono quelli riferiti ai nostri ospedali. Voglio dire, noi un anno fa avevamo 33.000 ricoverati nei nostri ospedali, oggi ne abbiamo meno di 6.000, quindi tutto questo grazie ai vaccini, grazie al fatto che la maggioranza degli italiani si sono vaccinati. Avevamo 3.800 ricoverati in terapia intensiva, oggi ne abbiamo poco più di 600, quindi c'è una sostanziale differenza e ci auguriamo che questi dati possano servire, ripeto, a sensibilizzare quei cittadini ancora scettici, paurosi e non ancora convinti. Assolutamente, non è paragonabile la situazione di quest'anno a quella del novembre-dicembre 2020, fortunatamente. Però, sottosegretario, restando in merito, restando sull'argomento dei Novax, in poche parole, è vero che c'è stata una spinta, soprattutto dopo il Super Green Pass, alle prime dosi, ma è anche vero che c'è, lo dicono gli esperti, esatto, una frange di irriducibili che non convinceremo mai. Ok, e questo può essere anche accettabile, non si chiuderà insomma il paese per quelli che secondo le stime sono 800.000 persone che non vorranno mai fare il vaccino. Però questa mattina è uscita una notizia particolarmente interessante, riguarda una rilevazione del Censis secondo cui cresce un'onda di irrazionalità. Bene, sono oltre 3 milioni, per oltre 3 milioni di italiani il Covid non esiste. Beh, di fronte a... è emblematica, sottosegretario.
No, beh, sapete, di fronte a oltre L'irrazionalità. 130.000 vittime, di fronte a quello che sta succedendo negli altri paesi europei, pensiamo alla Germania, pensiamo ma anche alla stessa Inghilterra, dove evidentemente c'è un'altra mentalità e un altro approccio, però in Inghilterra continuano a morire oltre 200 persone al giorno e continuano a contagiarsi oltre 40.000 concittadini. Ripeto, di fronte a queste evidenze, vedere che c'è ancora chi pensa che questo Covid non esiste, beh, credo che è difficile trovare parole anche per commentare questa posizione. Io mi auguro che, insomma, questi numeri possano ridursi e soprattutto noi abbiamo un altro obiettivo fondamentale per il bene della nostra comunità. Non possiamo permettere che i nostri ospedali tornino a essere occupati da pazienti Covid. Prima di tutto, non possiamo permetterci che altri concittadini muoiano dal Covid, ma soprattutto dobbiamo permettere ai nostri ospedali che tornino alle attività ordinarie, perché anche le attività ordinarie salvano vite umane. Ce la dimentichiamo forse troppo a causa di questa pandemia. In conclusione, sottosegretario, usciamo dal tema Covid e ne affrontiamo un altro molto importante per tante persone, che è quello della cannabis terapeutica. Allora, lei si era impegnato da tempo su questo fronte e lo scorso 18 novembre ha annunciato che è stato istituito il primo tavolo tecnico permanente per affrontare la questione. Ecco, su questo fronte ci sono altre novità? Beh, guardi, questo è un tema che mi sono preso a cuore perché credo che ci sia un dovere morale oltre che un dovere politico, cioè noi dobbiamo garantire a tutti quei pazienti nel nostro paese che hanno diritto e accesso a queste cure palliative di poterne usufruire. Purtroppo oggi non è ancora così, ci sono regioni nel nostro paese in cui i cittadini non hanno gli stessi diritti rispetto ad altri concittadini che risiedono in altre regioni. Abbiamo un problema di fabbisogno di produzione di materia prima, di cannabis, quindi dobbiamo assolutamente renderci autonomi. Noi importiamo dagli altri paesi la cannabis e la trasformiamo presso l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. Io ho iniziato un percorso, ho istituito un tavolo tecnico permanente proprio per affrontare tutte le criticità e a iniziare un percorso condiviso. Per la prima volta, e sono contento di averlo fatto, a questo tavolo abbiamo fatto sedere anche i rappresentanti dell'Associazione dei Pazienti, perché credo che chi tocca con mano ogni giorno queste difficoltà e queste criticità debba essere messo nelle condizioni di portare un contributo. Anche questa è una grande sfida, le grandi sfide credo che si possono vincere se si fa un lavoro di squadra. Abbiamo convocato proprio oggi ho convocato la prima seduta del tavolo tecnico, ci sarà il 14 dicembre presso il Ministero, quella sarà la seduta di insediamento e da lì inizieremo subito un percorso condiviso per andare a risolvere tutte le criticità e finalmente dare risposta ai tanti pazienti che ne hanno bisogno. È sempre un piacere sentire la sua voce, la sua chiarezza, sottosegretario. Grazie mille per essere stato ancora una volta qui con noi, all'onorevole di Noi con l'Italia e sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Grazie di cuore. Grazie, sottosegretario. Grazie a voi, E a questo grazie a voi, punto, buon lavoro. buona serata, buon lavoro e soprattutto, visto Buon che Natale. siamo un po' in tema, Esatto. buone feste almeno, per non Voi dire buone buon Natale e feste. buone Sì. feste. Beh, lasciatemi dire che vedere quell'albero, insomma, è un bel segnale di fiducia per il paese, quindi, insomma, C'è è pure una un bella Babbo Natale. immagine, è una bella immagine. A presto, Grazie, sottosegretario. A Buona serata, sottosegretario. Grazie. grazie Buon ancora. lavoro. Che bella presentazione, anche con questa punta di suspense. Bravissimo. Beh, sottosegretario Costa è sempre tanto gentile con noi. Pausa, torniamo tra poco.